Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di bambole, però questa volta non di bambole infestate, indemoniate o di storie paranormali, ma semplicemente vi volevo raccontare quello che ho appreso quando sono andata a visitare la mostra che si trova nella mia città e che si intitola Bambole, una passione senza tempo. Sappiate che se per caso passate da Genova e foste interessati a vedere questa mostra, è possibile farlo fino al 3 di novembre. Vi lascio magari giù in info box tutti i riferimenti per poter raggiungere il luogo della mostra. Comunque io ero un po' indecisa se andare a vederla o no, perché trattandosi di bambole antiche sapevo che mi avrebbero un pochino inquietata, perché comunque le bambole sono spesso le protagoniste di storie paranormali, di storie comunque in cui c'è qualcuno che è vittima del fantasma che va a possedere la bambola, quindi insomma ci sono un sacco di storie anche sul mio canale che trattano questo argomento. Poi spesso vengono utilizzate per fare dei film horror e quindi l'effetto che hanno su di me devo dire che è quello di inquietarmi. Però allo stesso tempo ero anche molto molto incuriosita da questa mostra, perché poi io sono curiosa di sapere un po' la storia di determinate cose e quindi ho deciso di andare a vederla. Devo dire che effettivamente alcune mi hanno un pochino inquietata perché hanno un aspetto particolare, hanno un'espressività particolare. E diciamo che ero assolutamente d'accordo con una bambina che si trovava appunto a vedere questa mostra con la madre e che a un certo punto ha detto: "Se mi trovo una bambola del genere sul comodino durante la notte, io mi spavento." E io effettivamente le ho detto che ero d'accordo con lei perché hanno un aspetto un po' particolare. Però devo dire che ho anche appreso delle cose che assolutamente non conoscevo e quindi volevo condividerle con voi, ve le volevo raccontare. Quindi adesso io vi farò vedere un pochino di foto di questa mostra e mentre faccio scorrere le foto vi racconto un po' la storia della bambola. Poi passeremo nell'altra sala, che è quella dedicata alla Barbie, che è un altro tipo di bambola con la quale io ho giocato tantissimo quando ero bambina, quindi sono molto legata alla Barbie, perché comunque davvero mi ricorda la mia infanzia, mi ricordo il tempo che passavo con le mie cugine perché ci giocavo con loro e quindi insomma quelle mi hanno fatto un effetto molto diverso, quasi nostalgico, però anche le Barbie hanno una loro storia. Quindi vi farò vedere entrambe le sale, quella con le bambole più classiche e quella con le Barbie. Quindi ora vediamo un po' insieme tutte le foto e intanto io vi racconto tutte le cose delle quali sono venuta a conoscenza. Ci troviamo in questa prima stanza dove pensate ci sono più di 200 pezzi esposti, quindi più di 200 bambole. Lo scopo è un po' quello di dialogare, soprattutto con il mondo femminile, alludendo ad un destino collettivo in gran parte tracciato, però alludendo anche ai giochi e ai sogni di intere generazioni di bambini. Le bambole, lo sappiamo, offrono infinite varietà di interpretazioni. Possono essere un gioco, possono essere un'opera d'arte, un oggetto da collezione, oppure uno strumento di rituali esoterici, o addirittura il segno dell'evoluzione del ruolo della donna. Però quello che questa mostra in realtà vuole rendere tangibile è il valore artistico delle bambole, che sono considerate dei beni culturali molto particolari, la cui storia è anche legata a quella degli artigiani e delle manifatture che le hanno realizzate nel tempo. Però in realtà la bambola in origine non era un giocattolo, ma fonda le sue radici nel mondo della moda. Infatti nel Settecento i primi esemplari di bambola non erano destinati al gioco, ma servivano per fornire alle grandi dame dell'antico regime delle informazioni dettagliate sulle regole d'abbigliamento. Quindi la bambola veniva usata in realtà come un manichino. Nella Francia del Settecento era diventata un accessorio irrinunciabile per le grandi dame, perché era un'espressione dell'ultima moda parigina. Quindi le grandi dame, le regine, le principesse consideravano la bambola come il massimo esempio di eleganza e di ricercatezza. Spesso queste bambole manichino erano di grandi dimensioni, avevano un corpo e un viso da donna e presto l'uso di queste bambole come strumento di comunicazione delle ultime novità della moda si è diffuso dalla Francia al resto d'Europa. Si
Diciamo che le grandi signore in genere, quelle della nobiltà, ne possedevano due, che venivano chiamate le Pandore. Una era la grande Pandora ed era vestita, invece l'altra era la piccola Pandora e non aveva abiti. Poi con il tempo questa abitudine fu assorbita dalle case di moda, che spedivano queste Pandore in giro per il mondo e lo scopo era quello di diffondere le ultime novità in fatto di abiti, pettinatura e accessori. Per far sì che le clienti potessero poi provare e indossare gli abiti che le bambole proponevano, spesso venivano costruite a grandezza naturale, in modo che la taglia potesse essere vicina a quella di una donna vera. Poi nel XIX secolo invece la bambola ha subito una trasformazione perché è diventata da strumento di moda a giocattolo. Questo è successo perché la classe borghese ha cominciato ad avere delle condizioni di vita sempre più agiate, c'erano quindi più soldi, più possibilità. Inoltre, il concetto moderno di infanzia e l'importanza del gioco cominciava a diffondersi, a farsi strada, quindi la domanda di giocattoli era in crescita. Quindi la produzione della bambola manichino ha cominciato a diminuire, anche perché ormai le ultime novità sulla moda venivano comunicate non più dalle bambole, ma grazie alle riviste di moda, che avevano un costo minore e una diffusione alla massa che era molto più veloce. Quindi la bambola fu destinata ai giochi per l'infanzia. Era in crescita questo fenomeno, quindi nacquero le prime bambole bebè, quelle che dovevano proprio andare a rappresentare un bambino, quindi le bambine potevano giocare in questo modo a fare le mamme e a ritrovarsi tra le braccia un bambolotto che fosse il più possibile somigliante a un bambino vero. Invece, le bambole che erano destinate ad un gioco, ma l'uso era leggermente diverso, avevano una testa in porcellana, un corpo in legno e di solito dei vestiti molto eleganti, delle bellissime pettinature e dei bei cappellini. Poi la rivoluzione industriale velocizzò il processo di produzione della bambola e le fabbriche si affermarono prima in Francia, poi in Germania e successivamente in Italia, così come nel resto d'Europa. Un'altra bambola completamente diversa, ma che ha avuto un grandissimo successo, è la Barbie. Barbie fece il suo ingresso nel mondo dei giocattoli nel 1959 e aveva un aspetto che era perfettamente in linea con i gusti di quei tempi. Noi vediamo questa bambola con capelli lunghi, smalto sulle unghie e labbra rosse. È stata creata dalla Mattel e lo scopo era quello di impersonare le ragazze degli anni 50. Ovviamente le ragazze alla moda, quelle che amavano il look, quelle che amavano l'arte di apparire. Barbie era stata fabbricata in vinile e aveva un guardaroba fornitissimo. Era questa la sua forza in un certo senso. Aveva una scelta di abiti, di accessori e di scarpe tra i quali si poteva spaziare tantissimo e potevano ovviamente essere acquistati separatamente. Infatti, quando veniva confezionato un abito della Barbie, poi all'interno della confezione veniva inserito un catalogo che potesse mostrare altri abiti, altri accessori che si potevano acquistare. Quindi questo ovviamente faceva leva sul desiderio delle bambine di averne degli altri, di poter cambiare l'abito della Barbie, di avere un guardaroba molto fornito. Però Barbie non poteva restare sola per molto tempo, quindi nel 1961 le fu affiancato Ken, che era proprio il prototipo del bravo ragazzo. Poi le affiancarono l'amica del cuore col fidanzato e Skipper, la sorella minore, anch'essa con un guardaroba molto fornito. Poi fino agli anni 70 ci fu molta cura dei dettagli, sempre più precisi, sempre più belli. Poi alla fine degli anni 80 la Mattel ormai si era perfezionata tantissimo e quindi volle affiancare alla linea classica di Barbie una linea un pochino diversa di bambole che erano destinate al collezionismo per adulti, anche queste ovviamente prodotte con precisione e cura, però in numero limitato, in modo che potessero essere dei pezzi unici, dei pezzi rari, proprio tipicamente da collezione. Questa
è la mostra che io sono andata a vedere. Come avete visto, ci sono delle bambole molto particolari, ce ne sono alcune che secondo me sono un po' inquietanti, ce ne sono altre che sono molto belle e poi ci sono tutte queste Barbie che davvero a me hanno ricordato una parte molto importante della mia vita, che è comunque l'infanzia. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi queste bambole hanno fatto lo stesso effetto che hanno fatto a me. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi mando un bacio enorme.